riservato questo privilegio. Ci guarda dalla sua residenza con una camicia western degna dei migliori film, Django, un po' Tarantino, un po' Sergio Leone. Fabio Testi, come stai? Ciao Serena, uno ciao, Django ciao, l'hai ciao fatto. A tutti, ciao, ciao, ciao. Un ciao, Django Fabio. L'hai fatto, giusto? Pronto? Sì, dico, un Django l'hai fatto. Sì, no, fa 4-5 film western, sì, li ho fatti. E anche Sergio Leone, peraltro, eccolo qui, qua sono, capitano un po' di foto. E, peraltro tu stai nella tua azienda agricola perché mi dicono che tu hai portato i kiwi in Italia, addirittura. Tanti anni fa, sì, sono stato forse il primo produttore di kiwi in Italia. E mi sono divertito moltissimo, certo, mi sono innamorato della campagna. E poi adesso hai una tartufaia. Tartufi. Certo, le piante di kiwi, le piante di kiwi erano vecchie e le ho sostituite con i tartufi. E insomma, diciamo che la notizia che Eppe Mileto mi ha messo a copione, ma ne parleremo fra un po', è che sei tornato single, quindi diciamo così, questa diciamo è il titolo. Però Mariolina ride, ora lui ride pure. C'è una panoramica di donne che non aspetta altro. Mariolina si sta fregando le mani. Pure io, così, pure Mariolina. Pure lei è più giovane, ha più chance. Ciao Fabio. Vero Fabio? Senti, c'è sempre una musa ispiratrice che cerco di tenere segreta e nascosta, perché altrimenti voi... con i vostri gossip mi rovinate la piazza, allora... No, non ho capito, sei single oppure no? Di tenerla nascosta il più possibile. Ma quindi sei single sì, oppure sì, no? Sì, 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 sì. Quindi non c'è questa musa? Sì, 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 di chi? Ufficialmente no. No, scusami, mi c'ho mal di testa, già ho dormito poco stanotte, va bene. Ricominciamo da capo, poi dopo ti inchiodo a queste domande fondamentali per il destino dell'umanità. No, voglio cominciare dall'inizio della tua vita, perché quella cosa che ho scoperto, che tu avevi papà che a Peschiera del Garda sminava le bombe della Seconda Guerra Mondiale, che non era un mestiere semplicissimo. No, faceva l'artificiere, faceva l'artificiere in un cantiere di scaricamento munizioni quando ripulivano l'Italia dalle bombe, sì, sì, sì. E forse ho preso da lui questa voglia del rischio di provarmi, di amare. Per quello ho fatto l'acrobata al cinema, la controfigura per tanti anni, sì, sì. E poi, ma scusa, quando papà usciva di casa, voi l'avvertivate la preoccupazione? Perché insomma, sminare le bombe è un mestiere lodevolissimo, perché vuol dire mettere in sicurezza il paese, però per un ragazzino sicuramente... era una fonte di preoccupazione oppure no? Com'era papà? No, noi l'abbiamo scoperto molto dopo la pericolosità del suo lavoro. Lui ce la teneva nascosta, ovviamente. E quindi, diciamo, tu cominci con... hai questo amore per il rischio, per cui cominci a fare l'acrobata. Chi ti ha insegnato a fare l'acrobata, Fabio? I stuntmen di Roma venivano sul Lago di Garda a fare... dei lavori, dei film, si girava sul Lago di Garda dei film di pirati, e il gruppo degli acrobati mi ha scelto, mi ha insegnato a fare le prime esperienze. Poi io già venivo da un ambiente sportivo, facevo judo, nuotavo, facevo tuffi, insomma ero abbastanza portato. Così mi sono anche appassionato. E hai cominciato quindi nei primi film. E papà che diceva, papà e mamma? Perché tu dovevi fare un altro mestiere. Beh, in realtà, hai cominciato a studiare architettura, no? Sì. Ma sai, quando ho deciso, io devo andare in Africa a fare il tracciamento di un oleodotto, Uganda, Zambia, Kenya, Tanganyika, era un lavoro abbastanza interessante, che dopo l'esperienza di acrobata non volevo fare l'attore perché non mi piaceva l'ambiente. Fin da allora non mi piaceva l'ambiente, pensa un po'. Ma che vuol dire non ti piaceva l'ambiente? Poi cos'è, invece, cos'è che non ti piaceva, Fabio? Che non c'era garanzia di continuità nel lavoro che facevi. Certo.
tu lavoravi in un film, poi finito il film eri disoccupato. Per noi la nostra cultura veneta tradizionale, certo, era quella di... Io facevo il geometra comunale, era un lavoro sicuro, lavorare con un posto sicuro. E quando dissi a mio padre che volevo andare a Roma a fare l'accademia, lui disse: senti, io ho fatto così da ragazzo con mio padre, gli ho detto vado a lavorare fuori dalla mia azienda. E mio padre mi disse una bella cosa che io poi ripeto in continuazione ai miei figli: se vuoi andare vai tranquillamente, però sappi che qui la porta è sempre aperta per mangiare, per dormire, però la benzina della macchina e i soldini per la discoteca ce li metti tu, non avrai più aiuto da me se non minimo indispensabile. E mi ha responsabilizzato giustamente, e ne ho fatto bagaglio di questa cosa. Quindi diciamo, dopo una vita passata anche con le donne più belle del mondo, e poi ne parleremo, diciamo, rientrare a fare il possidente agricolo ti ha fatto tornare nel tuo, cioè tu stai bene lì adesso. Certo. Era certo, Roma, certo, che non stavi... Io sono un uomo d'acqua perché sono nato sul lago di Garda. Però adesso vivo qui nella tenuta e faccio il giardiniere, praticamente il contadino. Io facevo delle letture di poesie, facevo teatro, adesso tutto chiuso. Ma io, se vuoi, mi sono preparato una poesia di Neruda e vorrei dedicartela, Serena. Addirittura? Ma perché è troppo bella. Il bacio di Neruda. Ma io sono commossa. Ma che bello. Vai. Allora, non ti commuovere, perché anche se non c'è... Senza la musica. Però dice in continuazione: ti vorrei. Ti manderò un bacio con il vento e so che lo sentirai. Ti volterai senza vedermi, ma io sarò lì. Siamo fatti della stessa materia di cui sono fatti i sogni. Vorrei essere una nuvola bianca in un cielo infinito per seguirti ovunque e amarti ogni istante. Se sei un sogno, non svegliarmi. Vorrei vivere nel tuo respiro e mentre ti guardo muoio per te. Il tuo sogno sarà di sognare me. Ti amo. Ti amo perché ti vedo riflessa in tutto quello che c'è di bello. Dimmi dove sei stanotte, ancora nei miei sogni. Ho sentito una carezza sul viso arrivare fino al cuore. Vorrei arrivare fino al cielo e con i raggi del sole scrivere ti amo. Vorrei che il vento soffiasse tra i tuoi capelli per poter sentire da lontano il tuo profumo. Serena, vorrei fare a te quello che la primavera fa ai ciliegi. Questa è Neruda. Fabio, io sono senza parole, ma è bellissima, la poesia è splendida, tu ci l'hai divertiamo. Letta meravigliosamente bene, ma tu a chi l'hai dedicata questa poesia nella vita? A te. No, a ma te. Lascia perdere me adesso. Solamente a Serena, ho detto. No, vabbè, io sono commossa, non ci posso credere, è un onore troppo grande, diciamo che è qualcosa di troppo smisurato per me, non sono all'altezza, diciamo, di reggere con tanta bellezza. Quante volte ti sei innamorato, Fabio? Tante, sì, tante volte. Ti vediamo qui in questa clip, intervistato dal grande Bersani, Lello Bersani. L'ospite di oggi è Fabio Testi, che secondo una classifica di un'inchiesta di opinione Doxa comunicata giovedì da Mike Bongiorno in Flash è il secondo uomo più bello d'Italia dopo Marcello Mastroianni. Ti secca questo secondo posto?
Beh, come sportivo sì, direi. Vorrei essere come la Roma, primo in classifica. E come uomo? Ma come uomo, sai, da giovedì è un po' difficile. Adesso divento rosso per la strada, mi fermano, mi indicano. Lui, guarda. E come attore? Beh, come attore no, essere secondo a Marcello è un onore per me, veramente. Beh, poi la parola bello, come ha detto lei, buongiorno, significa varie cose. Insomma, per essere bello bisogna essere bravi, faccia pulita, persona onesta, per bene, eh? Mi stava dicendo, Cannoletta, sei a posto per la giornata con Neruda, dichiarato da Fabio Testi. Diciamo che sono a posto per la vita, perché non mi ricapiterà mai più. E va bene così. Fabio, ma il ragazzo con la testa sulle spalle, così equilibrato e coscienzioso veneto, nel rutilante mondo dello spettacolo, all'inizio, come si trovava con tutte queste donne ai tuoi piedi? Perché c'erano. Ma mi trovo benissimo. Cioè, era il mio mondo praticamente. Ma ti sei mai sorpreso, no. Oppure era quello che ti meritavi? Per capire. Ma no, era. Ma diciamo che io credo di essere stato più preda che predatore. Perché. Mi lasciavo convincere facilmente, insomma, ecco. Ne cito qualcuna, Anita Ekberg. E sono un po' timido. Ma come timido? Non ci credo. Con Anita abbiamo fatto. Ma no, con Anita abbiamo fatto un film, si chiama La morte bussa due volte, e l'ho conosciuta in quel periodo. E abbiamo fatto una scena d'amore sotto la doccia, ricordo, poi la scena d'amore è continuata nel letto e alla sera siamo andati al ristorante assieme, e chiaramente sono cose che succedono sul lavoro, sono incidenti del lavoro. Ma come incidenti? Scusi, fammi capire, non ti sei... Allora, voglio capire... Devo dire, io venivo... Non ti sei mai sottratto? Cosa accadeva? Che loro, quando tu dicevi ero preda, no? In che modo le donne ti seducevano? A parole, con dichiarazioni dirette? C'è stata una dichiarazione che ti ha sorpreso e c'è stata qualcuna alla quale hai detto no? No, io avevo uno stratagemma, io avevo sempre una finta fidanzata a Parigi che poteva arrivare da un momento all'altro. E quando si doveva terminare un flirt, un rapporto, ecco che arriva la mia. Mi è arrivato un telegramma, allora c'erano i telegrammi, non i messaggini, e arrivava la fidanzata da Parigi e si doveva interrompere il gioco praticamente. Avevo questo alibi, mi ero costruito questo alibi, per a volte mi dovevo anche liberare, volevo essere libero, capito? Era uno stratagemma divertentissimo. Brooke Shields. Altra donna splendida. Beh, aveva una madre antipatica, però. L'unica cosa, l'unico suo difetto era quello. Era meravigliosa. Sì, era meravigliosa. E quant'è durato con Brooke Shields? Oh, beh, via adesso, non è che stiamo a... Non facciamo... È durato il tempo che è durato, insomma. No, visto che mi parlavi della madre, perché la madre, come hai fatto a conoscere la madre? Si impiccia, perché c'era sempre appiccicata, era sempre appiccicata, voleva sapere tutto, la seguiva troppo, era un po'... Era un periodo che le faceva la pubblicità qui a Milano di una cosa di caffè, mi sembra, una cosa così. E la madre, giustamente, era a seguito della figlia. Ti vediamo qua, viva Hollywood! Le mamme hanno... Le mamme, vai, dimmi... No, le mamme a volte seguono le figlie come pretesto, come è una maniera per esserci, magari partecipare a una vita che loro avrebbero voluto fare ma che non l'hanno mai fatta, e vivono attraverso i figli o le figlie la vita di spettacolo, di successo. Ecco, questa voglia di vivere di riflesso della figlia è una brutta storia, secondo me.
Capita anche ai padri? A te è capitato con i tuoi figli? No, perché hai vissuto una vita talmente intensa che non dovevi vivere nulla. Però è una cosa che può capitare anche ai padri? Certo. A volte c'è bisogno, ma sai, in questo ambiente con tutte le trappole che ci sono, è bene anche che ci sia sempre qualcuno vicino a darti un buon consiglio. Questo è anche giusto. Allora, poi invece quando c'è la madre o il padre che spinge la figlia a fare l'attrice, a fare la cantante, questo è brutto. E adesso abbiamo un'altra donna splendida che ha vissuto nell'immaginario di tanti italiani e non solo, cioè, tutti se la ricordano uscire dalle acque di un famoso 007, stiamo parlando di Ursula Andress, vediamo. Per consegnare il premio alla magnifica Kim Novak ci voleva il bello dei belli del cinema italiano, Fabio Testi. Per lei Kim con tutto Novak. Il nostro cuore. Thank you very much. Grazie. Per consegnare l'ultimo award di Viva Hollywood, Ursula Andress. Com'è stato l'amore con Ursula? Quanto è durato e perché è finito? Con Ursula è stato un incontro bellissimo, anche lì l'ho conosciuta sul set di un film, L'ultima chance in Canada, giravamo con Hilla Wallach, un giallo molto bello, e come succede purtroppo nevicava sempre in Canada, eravamo sempre chiusi in albergo, certo. E è successo che ci siamo incontrati, via. C'è sempre un inconveniente, Fabio. No, poi è durato nevicava. 4 anni, è durato una Quanto è durato? È 3-4 anni siamo rimasti assieme. Sì, sì, è stata una bella storia con Ursula, una cosa seria, insomma, via. Una cosa abbastanza lunga, sì. Ma quando tu ti fidanzavi, poi eri fedele? Poi, oddio, sono cose che non si dicono, sai. Ma poi dipende da cosa intendi per fedeltà. La fedeltà ci intende una cosa sola, Fabio. La carne debole, poi che ne sai? La fedeltà è una cosa sola, so che lo sai. Diciamo, stare con una donna sola, non gettare lo sguardo verso altre donne, non passare la notte con altre donne, eccetera, eccetera. Ma. No, credo di non essere stato capace, no, perché ero nel momento della verità vera, insomma. Poi io avevo il brevetto da pilota, andavo a volare all'Urbe con un aeroplano acrobatico, andavo sul Gran Sasso a fare le acrobazie, tornavo a casa, avevo una Honda 750 truccata da corsa che arrivavo sparato come una freccia, arrivavo a casa e Ursula mi diceva: hai detto che arrivavi alle 5:30, sono le 6:30, io molto preoccupata per te, insomma, era abbastanza apprensiva, gelosa, un po', hai capito? Avevo l'agenda, dice, tu ieri c'erano 5 nomi sulla M, oggi ci sono 7 nomi di Maria, beh, chi è questa nome qua? Insomma, era un po' troppo invadente, diciamo, ecco, gelosa. E purtroppo non era il mio momento per fermarmi, e ero troppo sparato. Donna meravigliosa comunque, stupenda, fantastica, meglio come amica che come amante, perché appunto ha un caratterino abbastanza particolare, però donna stupenda, donna unica al mondo, penso, sì, vuoi per la bellezza, anche per la sua purezza interna, ecco, una donna pura. Veramente lei non è mai stata, lo riconosci, una grande attrice, però è di una moralità integerrima. Le dicevo, io non voglio vendere i miei sentimenti davanti alla macchina da presa, come posso io piangere, mettere la mia anima davanti alla macchina da presa, perché i sentimenti sono miei e soltanto miei. Dunque lei aveva questo aspetto di serietà interna, proprio integerrima,
Svizzera di Germania, vera fino in fondo, una donna meravigliosa. Ti dico, ancora adesso siamo amici, amici, amici. E tu sei mai stato geloso di una donna? E di chi? Beh, sempre geloso, io sono sempre geloso. Se una donna ti si dà, dice sono tua, pronti, tu la prendi, no? Se poi scopri che va anche con un altro, allora mi hai mentito, offendi la mia intelligenza, non va bene. Se dobbiamo trasgredire, trasgrediamo in due, nel senso che diciamocelo. Quindi tu questa è la mia teoria di adesso. Quindi tu preferivi sapere i tradimenti piuttosto che scoprirli? Certo, ma certamente, ma certo. E non ci rimane male? Se ci sono i tradimenti significa che quel tua, è certo che ti rimane male, ma significa che quel tua non è più valido, allora vuol dire che menti, e il mentire è un po' offendere la mia intelligenza, insomma, non è carino, allora è finito il rapporto, e invece ciao. Tu quando tradivi hai sempre confessato il tradimento oppure l'hai tenuto nascosto? Perché le teorie sono due, no? O si pensa... Non mi facevo fare la domanda. Non mi mettevo in condizione di che mi facessero la domanda, perché altrimenti rischiavano la risposta sincera e magari ci rimanevano male. Ecco che evitavano. Ed è stato un rapporto sempre intelligente questo. E non pensavi che quello che ti avrebbe fatto soffrire, quello che avrebbe fatto soffrire te, cioè il tradimento, poteva far soffrire la donna con cui stavi? Certo, certo, certo. Certo, ma quello purtroppo succede, la vita va vissuta virilmente, va vissuta diretta, con le esperienze belle, positive, negative, anche le cose, i dolori ti aiutano a maturare, a capire, a entrare nei rapporti con le persone. Il dolore è un sentimento bello, se vogliamo, è un sentimento profondo, come la gioia, dunque fa parte del rapporto, fa parte della vita che ti fa diventare grande. Il dolore anche. Le migliori poesie sono sempre state scritte nei momenti di dolore. Mm. Sono delle poesie di Neruda, di García Lorca, che sono sempre scritte nei momenti più difficili del dolore. Quando il cuore è lacerato, il poeta si esprime meglio. Dunque serve il dolore. Chi ti ha fatto soffrire o cosa ti ha fatto soffrire nella vita? La RAI mi ha fatto soffrire perché non mi chiama mai. No, ma non ci credo. Quello non è il dolore, Fabio. Poi ora sei qui, adesso perché c'è la pandemia. No, ma ti hanno vaccinato? Sei stato vaccinato? Sì, tutte e due le vaccini ho fatto. Oh, sì. Quindi sei tutti pronto? C'è Memo che ti vuole dedicare una cosa, dai, così Fabio, alleviamo il dolore. Fabio, sono Memo Remigi, ciao. Ciao Fabio, sono Memo Remigi. Ciao, come va? Bene, senti, io volevo, ho sentito che la tua intervista. Sentirti. Piacere mio. Ho sentito la tua intervista bellissima. Adesso mi meraviglio come mai tu sia solo. Con tutte le donne, con tutti gli amori che hai avuto nella tua vita, solo sei, e non ci credo. Secondo me fa finta, Memo, abbiamo capito che fa così. Finta. Allora, io voglio dedicare questo piccolo brano musicale che fa. E mi infilo a letto, e il tuo posto è vuoto, e io invece ho voglia di lasciarmi andare, di sentirmi tua, e il mio corpo è caldo, e il cuscino è bianco, e io invece ho voglia, solitudine che mi porti a letto con te, cosa ti aspetti da me? Che mi addormenti sorridendo come un angelo che si nutre di libertà, non sai che rabbia mi fa, Fabio, sentirmi qui libero e inutile, libero e inutile. Beh, mi ha intristito.
investito proprio, mi hai dato proprio, come si dice, la, il colpo di grazia. Ecco, appunto. Non va bene. Fabio, cosa ti fa innamorare di una donna? E diciamo, nella vita ti faceva innamorare prima qualcosa e che adesso invece ti fa innamorare qualcos'altro? È cambiato il tuo rapporto con l'altro sesso? No, no, non è cambiato il rapporto con l'altro sesso, assolutamente. Cioè, sempre belle le vuoi, sempre un suo Andres, non ho capito. Sono quei pochi ancora che tradizionali. No, dico, ma sempre sono belle come... Insomma, diciamo che... Sempre bellissime le vuoi, una un po' normale, un po' di cellulite, non so, c'è Katia che alza il dito. No, ma tu sei bellissima, c'è Jessica che alza il dito. Io sono normalissima. Come le vuoi le donne? Vedi, c'è una no, cioè, secondo me l'essere umano è diviso al 50%, c'è un gruppo al 50% che ama le donne e un gruppo che non ama le donne più di tanto. Se tu ti trovi sulla stessa frequenza di quel gruppo del 50% che amano gli uomini e quel 50% che amano le donne, se incontri uno di quegli esemplari meravigliosi, ecco, deve scattare qualcosa. Questo qualcosa è un'armonia di tutto un insieme: la cellulite, la caviglia un po' larga, il seno che cade un poco, oppure la giovinezza, la pubertà, queste cose tipiche femminili. Anche a 70 anni una donna ha un fascino, secondo me, perché le rughe, io ricordo Lucia Bosè, mio grande amore Lucia Bosè, che aveva quelle rughette, mai truccata, vestita sempre sobriamente con un cerone bianco, eccetera, aveva una forza con le sue rughe, con le sue cose, di una bellezza, di un erotismo enorme. Questa è la bellezza di una donna, che non invecchia mai, perché la bellezza viene dal di dentro. Bravo. Oh, domanda, cioè, non è soltanto estetica, ma... non è soltanto estetica. Ricordatevi che il seno rifatto si sente, si vede, si vedono le cicatrici anche se sono nascoste. È dentro che bisogna migliorare, cioè bisogna andare un po' più in là del bisturi. Ma quindi nella vita ti ha sedotto l'intelligenza? Tutto detto, è un insieme, un'armonia del tutto, cioè l'intelligenza, c'è l'odore, il profumo, l'estetica, la cultura, Fabio, la maniera di camminare, l'incedere, la generosità, giusto, l'accoglienza. Domanda, ma secondo te amare le donne vuol dire cambiarne una sera? Anche a volte dipende in quale latitudine ti trovi. Se sei in un'isola con 10 donne e ci rimani 10 giorni, le devi far contente tutte 10. Ho capito, chi all'uno è fedele verso l'altra finché è crudele. Io che mi sento se stesso sentimento, va bene a tutte le altre, questo è Don Giovanni. Chi ha una sola è fedele verso l'altra è crudele. Ma sì. Ho una domanda. Ma io ho detto, vedi, bisogna essere generosi. Ma non tutti d'accordo con questa tua generosità. Non essere egoisti. Chi ha una sola, quello è il mito del Don Giovanni, dopodiché però, insomma. Ora, signor Testi, io ho una domanda per lei. Lei ci ha raccontato di questo stratagemma della fantomatica fidanzata francese che tornava ogni tanto e quindi la tirava un po' fuori da situazioni, certo. Adesso col senno di poi, certo, dopo tanti anni, e quindi magari rivedendo delle storie sue passate con una certa lucidità, freddezza, lei pensa che qualcuna può aver usato un fidanzato francese con lei? Certo. No, ma lui è tranquillo. Sicuramente. Guarda, non riesce a scalfirlo in nessun modo. Lui è un tombeur de femme impenitente. Io gliel'ho chiesto, giusto? Perché volevo proprio renderlo più umano. Fabio, ma tu ti sei mai sentito usato da una donna? Certo, di certo anche adesso. Raramente. Cioè? La mia presunzione non me lo permetteva di sentirmi usato, capito? Perché se il tema è renderle felici tutte, in realtà anche loro hanno usato te, no? Eh sì. Una ragazza mi chiede, voglio un figlio da te, so che domani parto, non ti vedo più, però io vorrei un figlio da te.
E lì ci sono rimasto un po' così, insomma, queste sono cose forti e ti sentiresti usato in questo caso qua. Devo dire che mi sono rifiutato. Mi sono rifiutato. Vabbè, anche... Siamo d'accordo, perché non è che uno si porta via un souvenir. Esatto. Questa è di selezione naturale, anche esatto. Però. Allora, vediamo una interpretazione di... Fabio Testi, parliamo di Quella dannata pattuglia di Roberto Bianchi Montero, 1969. Facciamo una sosta qui, signor. Sì. Wilson, alla radio. Sì, signor capitano. Mary ha sposato suo cugino. Amate il vostro cane. Cane? Quattro lettere. Già. Qui pattuglia Capitano Clay. Mi ascoltate? Sì, parlate. Missione compiuta. E poi arrivi in una consacrazione cinematografica che è Il giardino dei finzi contini di De Sica, bellissimo film, vincitore di Oscar, tratto da un romanzo meraviglioso, Il giardino dei finzi contini di Giorgio Bassani. Come fu quell'esperienza con De Sica? Per te fu proprio, come si dice, il salto di qualità, no? Certo, certo, certo. Ma io venivo da un cinema di serie B, se si può dire, e i finzi contini... Vincendo l'Oscar sono diventato un attore internazionale, grazie al grande De Sica, che è stato il mio maestro in assoluto, il mio padre artistico. Devo dire che era un'esperienza bellissima, era un regista che veniva dal mondo degli attori, un attore, e amava gli attori. E il recitare, per quanto sia, è contro natura, e si recita perché ti pagano, perché hai studiato, perché sei bravo, però la vera recitazione, il vero sentimento lo dai se c'è un regista che dall'altra parte senti che ti ama, ti vuole bene, allora fai un atto d'amore nel dare a lui la tua anima. Questa è la differenza tra i registi che amano gli attori e i registi che invece non amano gli attori, ci sono. De Sica mi ha insegnato che tra l'attore e il regista ci deve essere questo rapporto di amore, cioè di affetto, di stima esasperata, non parlo di amore nel senso, però ci deve essere questo feeling. Ecco perché tanti attori lavorano bene sempre con gli stessi registi, perché si crea questo feeling di sentimento vero puro, perché piangere alle 9 della mattina, ridere alle 7:30, cioè non è facile. Sì, ti pagano, lo fai, la tecnica la metti, ma la vera verità la dai quando senti che dall'altra parte c'è qualcuno che ti ama. E De Sica è stato per me veramente il regista che mi ha fatto amare il mio mestiere, che mi ha fatto amare il cinema, e in particolare sentire lui che amava gli attori vuol dire allora si può fare seriamente. E lì, grazie a lui, poi ho avuto centinaia di copioni sulla scrivania, perché sei conosciuto in tutto il mondo, ho fatto 102 film, insomma, potevo farne di meno, ma insomma anche di più. Ed è stato divertente, è stato un incontro bellissimo, De Sica, sì, sì. Adesso mandiamo una pubblicità e dopo ti rivediamo insieme a Raffaella Carrà. A tra pochissimo. Sei mio ospite qui a Canzonissima e quindi devi o cantare o ballare o recitare. Recitare, vabbè, lo fai nel cinema, quindi non serve. Ballare o cantare, adesso scegli tu. Bene. Ti vedo molto imbarazzato. Bam, 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 bam.
fantastici. Fabio, c'è stata una donna che ha resistito al tuo fascino? Ridi, perché ride? Tu! Io? No, ma io non ci credo. Cioè, tu oggi hai ricevuto la dedica più il primato di essere quella che l'ha rifiutato. Ecco. Ma io adesso sono imbarazzatissima. Adesso, dopo la poesia, dopo questa dichiarazione, esatto. Io sono anche un po' geloso, Fabio? Ecco, ma tu lo sai che io questo elemento seduttivo, Fabio, visto che andiamo sul gioco, io non ce l'ho proprio, perché io vivo tutto di testa, capito? Quindi l'elemento, diciamo così, un po' di seduzione, a me mi spiazza sempre. Vedi che arrossisco? Beh, questa è una bella cosa. Sono rimaste poche le donne che arrossiscono, perché la donna che arrossisce è ricca di emozioni interne conservate. Secondo me ha bisogno di estraneare di più le emozioni. Secondo me tu devi ancora incontrare un uomo che ti faccia arrossire di più. Che saresti tu, ovviamente. Fantastico. Vabbè, devi venire a Roma, dai. Così mettiamo su questa telenovela. Ci ho girato attorno. Come? Guarda, ride. Vogliamo vedervi interagire in studio. Serena, Serena. Sarebbe molto divertente, Fabio. Sì. Non essere sfidante con me. Serena, Serena. È complicato. Sentilo, ma fa sul serio. È un terreno minato quello lì. Senti, cos'è che ti commuove oggi? C'è qualcosa che ti fa piangere, che ti emoziona? A parte le donne. Sì, purtroppo nel momento in cui viviamo ci sono tante cose che mi commuovono. Purtroppo tanti amici se ne sono andati, dunque la cosa è molto triste. Dunque noi stiamo qui per fare spettacolo, dobbiamo far sorridere, perché purtroppo l'atmosfera che ci circonda in questo periodo è molto molto triste, dunque noi allarghiamoci con qualche risata in più, perché c'è da soffrire. Ho sofferto, sto soffrendo, e noi dello spettacolo abbiamo il dovere di far sorridere, di alleggerire questo momento di vita molto triste, molto triste. Sì. A proposito, Zairo, sai che il vaccino noi qua in Veneto lo mettiamo nel prosecco? Lo sapevi? Ottima idea. Condivido. Fabio, devo dire che questa tua ultima frase l'ho trovata veramente molto tenera e molto giusta, e ti voglio ringraziare davvero, perché in questa mezz'oretta di chiacchierata ci hai regalato sogni, sorrisi, parole intense, e il fatto che tu ce l'abbia voluta regalare, nonostante diciamo un'umanità che come tutti noi è un po' avvilita, ti rende onore e ci vogliamo ringraziare doppiamente, davvero. Io ringrazio te invece che mi hai fatto rientrare in Rai, mi dai la possibilità di salutare tutti i miei amici, specialmente quelli di Albarella, la mia ballerina Angela che mi sta aspettando per il prossimo Rock and Roll. Certo. E do un abbraccio grande a tutti gli amici, grazie a voi che mi date questa possibilità, perché sono chiuso dentro anch'io qui. Va bene, dai, tanto prima o poi finisce questa pandemia, tu sei già vaccinato, quindi vieni in studio, facciamo due chiacchiere e ci teniamo un po' più di compagnia. Certo. Grazie davvero. Buon vento. Certo. Salutaci, grazie, salutaci il Veneto. Un abbraccio, luogo buona del giornata. Cuore. Luogo del buona cuore. Buona giornata, grazie.